La santità della donna nella sua dignità. Vediamo figure femminili che hanno saputo valorizzare al massimo la propria femminilità, pur senza grandi manifestazioni o gesti di rottura, realizzando tante opere concrete con coraggio e delicata fermezza. Gaetana Sterni, proclamata beata nel 2001, nasce a Cassola nel 1827 e muore a Bassano del Grappa nel 1889. Per tutta la vita sente Dio come l'unico sposo dell'anima sua e questo le darà la tenacia di perseguire la sua volontà attraverso ogni esperienza, anche le più dolorose. A 16 anni accetta di sposare un vedovo e padre di 3 figli che dopo 8 mesi di matrimonio si ammala e muore. 5 mesi dopo dà alla luce un figlio che vive solo 2 giorni. Grandi sofferenze cui si aggiungono le calunnie dei fratelli del marito che la cacciano di casa come una ladra. Gaetana Sterni rientra nella casa materna e matura la sua unica volontà, fare la volontà di Dio. A 20 anni entra come postulante delle canossiane di Bassano, ma dopo 5 mesi deve lasciare il convento per la morte della madre e assumersi la responsabilità dei fratelli minori. Nonostante le tante difficoltà, riesce a vivere da religiosa in famiglia e si dedica al servizio dei poveri. Nel 1865 dà vita alla congregazione delle Suore della Divina Volontà, che Gaetana Sterni sente possibile solo grazie alla provvidenza. E anche la famiglia delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria nasce dalla grande fede e tenacia della sua fondatrice Giovanna Meneghini nel giorno di Epifania del 1907. Madre Giovanna, della quale è in corso il processo di beatificazione, nasce a Bolzano Vicentino nel 1868 in una famiglia di pastori e muore a Breganze nel 1918, dove si dedica alla promozione e all'apostolato a favore della donna. Grande lavoratrice nel laboratorio femminile di paramenti sacri dell'azienda dei Monsignori Scottonna di Breganze e come aiuto nell'ufficio spedizioni della Riscossa, periodico di intransigenza cattolica, l'opportunità di conoscere le giovani operaie, delle quali diviene animatrice e guida spirituale. Giovanna Meneghini dimostra come sia possibile, anche nell'obbedienza e nella dipendenza, ricavarsi uno spazio di giusta autonomia e azione su una salda base di indissolubili forza interiore e fede. Ma oggi dove troviamo la forza interiore? Beh, Gaetana Sterni, che è la fondatrice delle Suore della Divina Volontà, quindi della mia congregazione, se devo dire in poche parole, proprio in sintesi, quello che è stato il suo centro vitale, è la ricerca e l'attuazione della volontà di Dio. Capisco che questo è un termine non propriamente attuale, facile da tradurre, però allora credo che il tradurre questo significa dire che ha scoperto che Dio è realmente l'amore della sua vita e quindi aderire al suo volere è stato come un dire sì al suo amore, che si è poi tradotto nella vicinanza, nella prossimità, nell'accudire, nel prendersi cura di coloro che l'avvicinavano, di tutti coloro che l'avvicinavano, con uno sguardo particolare a quei poveri che maggiormente erano emarginati nella città di Bassano, che vivevano fuori dalle mura di Bassano e che anche oggi possiamo dire che chi vive fuori dalle mura è colui che è meno accudito e che ha più bisogno di attenzione. Ecco, questo è stato l'ideale che lei ha perseguito nei vari stati della sua vita, come sposa, come madre, come vedova e infine come fondatrice delle Suore della Divina Volontà, una fondazione che non è stata scelta da lei, ma che Dio l'ha condotta a realizzare proprio come un debole strumento nelle sue mani, come lei definiva se stessa. E oggi cosa significa questo? Oggi credo che voglia dire anche per noi essere totalmente disponibili a quello che Dio ci presenta man mano che andiamo avanti, man mano che la vita ci propone le situazioni da vivere, accoglierle con uno sguardo amorevole, con uno sguardo di cura, con uno sguardo di bellezza, che è proprio un prendersi cura delle persone, del creato oggi e di tutto quello che possiamo vivere. Io raccolgo dal vissuto di Madre Giovanna
qualche perla, sono numerose, espresse soprattutto attraverso i suoi pensieri semplici, ma che comunicano vita. E un primo pensiero è questo: suggerisce di vivere la felicità. E penso questo sia un tema che interessa tutti, in particolare i giovani, tutti stiamo cercando felicità. Lei indica una strada che è semplice, che è percorribile da tutti, ed è questa: scoprire i doni infiniti che sono nella nostra vita. E scoprire un bene, magari svegliarsi al mattino e dire grazie per la vita, e già mettersi in contatto con il dono che ogni giorno riceviamo. Creare questo contatto dà un senso di positività a tutto il giorno e magari anche alle persone che incontriamo. E questo benessere, questo stato d'animo positivo si propaga, comunica il bene, produce felicità intorno. Una felicità che io sento cercata da molte persone, parlo con tante persone e si collega con un altro suggerimento che Madre Giovanna dà, ed è questo: partire dalla propria forza interiore. Ce l'abbiamo tutti, è una dimensione un po' trascurata oggi, quella dell'interiorità, eppure c'è una risorsa di energie, di vitalità che ci è donata da dentro. E racconta degli episodi, mi piace dirlo perché parlando con tante persone sento che spesso c'è un ripiegamento, un condizionamento di vita dato a quello che gli altri ci fanno, ci dicono. A lei è capitata più volte di essere delusa in alcune richieste, in alcuni dialoghi, e scopre questo. Un primo momento vive la depressione, un po' il disgusto, il senso di essere quasi rifiutata, abbandonata, ma poi mettendosi in contatto con Gesù sente una forza nuova, sente che Lui è una risorsa che le dà una nuova prospettiva di vita e ritorna alla positività, quindi una felicità che nasce da dentro, da un contatto, da una relazione profonda con il Signore Gesù. Allora, felicità sì, non soltanto che viene dall'esterno, ma attinta dal nostro cuore, dal nostro mondo interiore, e poi la possiamo comunicare agli altri. ECIF è un'associazione di donne credenti che promuove incontri, organizza dibattiti, parla alle donne dei problemi grandi e gravi che ci sono attualmente, e fa visite culturali e semplicemente riunisce le proprie socie e promuove amicizia anche, che ritengo che nei momenti di solitudine questa cosa sia importante. Oltre che fare queste cose, noi parliamo anche della santità e cerchiamo di portare degli esempi, che non occorre fare tante cose eccezionali. Basta solo vivere una vita buona, una vita ricca, una vita al servizio degli altri e essere positivi. Io sono dell'idea che bisogna vedere sempre la positività nella vita e non essere disfattisti. Io penso che la donna ha fatto passi da gigante ed è continua a farne. E ci sono tante donne che meritano di essere valorizzate, solo che non sono ancora emerse. Per vivere la santità nel femminile ci sono tanti modi, e uno fra questi è spendersi per le persone che arrivano in Italia da situazioni allucinanti, spendersi per i minori, spendersi per gli anziani, e anche spendersi nel silenzio. E tutte le persone che si ritirano e che fanno una vita contemplativa, non è che facciano una vita contemplativa e tout court, hanno dei valori e questi valori emergono.
Per esempio, noi come CIF organizziamo ogni tanto degli incontri con le suore di clausura di via Massimo d'Azeglio, le suore delle dame inglesi. Ecco, quando usciamo dopo questi incontri, aver parlato sia con le superiori sia con le semplici suorine, siamo così arricchite, siamo così ferme nel nostro ruolo di donna che anche che se non fanno grandi cose, però ci sono ed esprimono dei valori. Abbiamo ascoltato e abbiamo visto la testimonianza di due donne, la Beata Gaetana Sterni e Giovanna Meneghini, che hanno dedicato tutta la loro vita a servizio delle donne in modo particolare. E anche questo è un momento esemplare per la nostra diocesi. Abbiamo avuto migliaia di donne che a partire dal proprio battesimo, in forma anche molto ordinaria, si sono dedicate alle persone che avevano più bisogno, le persone che non erano garantite, le persone che non avevano voce. Loro si sono fatte prossime, con quella sensibilità tipicamente femminile che porta ad una eccellenza di vita e di relazioni con gli altri. E in questo senso allora noi, dopo aver ascoltato tutte queste figure, aver visto tutte queste figure di santità, ci chiediamo, sono forse così lontane da noi da non coinvolgerci? Abbiamo detto più volte che la santità si esprime nella ordinarietà della vita. Una ordinarietà che è fatta con grande fiducia nel Signore, con grande senso della preghiera, dall'ascolto della parola di Dio, ma che diventa una testimonianza ordinaria della vita di ogni giorno, e quindi questa santità la troviamo nelle nostre case, in tutti gli ambiti della vita sociale, nella nostra diocesi, nelle nostre comunità. E quindi io auguro a ciascuno di voi di vivere pienamente questa Pasqua, una Pasqua di santità, a partire dal nostro battesimo. A tutti voi un caro augurio di Santa Pasqua.